Un campo playground da pallacanestro dedicato a Kobe Bryant. Si tratta di un progetto nato dalla rinnovata sinergia tra Scuola Basket Arezzo e Amen, che hanno adesso presentato i lavori per il nuovo impianto sportivo che verrà realizzato al fianco del palasportestra Mario D'Agata. Si tratta di un campo, diciamo, da gioco all'aperto dove l'idea era quella di poter prolungare l'attività sportiva per tutti i nostri ragazzi, tutti i nostri bambini, tutti i sportivi poi che amano il basket. Un campo un po' come vanno di moda adesso un po' in tutta Italia, un po' anche in tutto il mondo, molto colorato, e l'idea era quella di poter dare un'impronta importante anche per la mentalità che ci ha lasciato Kobe Bryant. Dal punto di vista, diciamo, tecnico, a breve partiranno i lavori, diciamo in parte sono quasi iniziati, e credo che entro la fine di marzo, aprile, sarà terminato, in modo tale che già quest'estate possiamo già usarlo per questo motivo. Poi dal punto di vista, diciamo, del gioco, l'idea è quella di organizzare tantissimi tornei 3 contro 3, perché adesso ha preso campo questa tipologia di sport, per tutte le categorie. Il nuovo campo avrà una dimensione di 22x15 metri e sarà omologato per attività di livello nazionale della disciplina olimpionica del basket 3 contro 3, ovviamente con l'omaggio a Bryant, che troverà la sua espressione in una speciale colorazione del terreno di giallo e viola. Questo omaggio perché io sono di Reggio Calabria. Kobe, come sapete, ha vissuto a Reggio Calabria nel 1986. Io giocavo nella Viola Reggio Calabria, lui era uno degli allievi di questa squadra, visto che il papà giocava lì, ha giocato un anno da noi. E quindi ci è sembrato doveroso. Abbiamo avuto lo stesso allenatore, Gaetano Gebbi, allenava Kobe Bryant, io sono stato allenato da lui. Quindi abbiamo voluto portare su Arezzo un po' di questa cosa. Io mi sono trasferito da Arezzo e, visto che c'è questa collaborazione tra noi e la SBA, abbiamo ben pensato di onorare questa cosa qui e dedicare a lui un campo.